Eccoci qua nella bellissima via Zamboni, dove mentre i nostri ragazzi festeggiavano l'ottimo risultato elettorale, cioè Stefano Cavedani, Dario Anzalone e gli altri ragazzi, e le solite democratiche i soliti democratici di sinistra hanno aggredito i nostri giovani che festeggiavano l'ottimo risultato elettorale, evidentemente frustrati dal fatto che loro sono stati meno bravi. E il problema è che qualcuno dei nostri ragazzi, insomma, si è preso qualche noce, come si dice a Bologna. Stefano, ci vuoi raccontare un po'? Ma sì, esattamente, noi eravamo all'esterno della facoltà di lettere in via Zamboni, come potete vedere, che stavamo finendo. Aspetta, di Stefano che gira la telecamera, che cos'è? Stavamo finendo di contare le schede, no? Fare un po' le valutazioni e festeggiare un pochino il risultato che la nostra associazione Azione Universitaria ha avuto. Se non che poi dopo siamo stati aggrediti sotto il portico del teatro comunale. Io personalmente ho rimediato un cazzotto qui sopra, non so se si può vedere a sufficienza, uno dietro il collo e uno sullo sterno. Altri ragazzi sono stati attaccati e vedete che qua c'è un dispiegamento importante di forze dell'ordine per cercare di scorgere denunce di sterato. Dalila! Assurda, perché non abbiamo aggredito nessuno, non abbiamo attaccato nessuno, non abbiamo fatto nulla, stavamo gioendo tra di noi, una quindicina di ragazzi, non potete vedere qui, e è incredibile come accadono anche queste cose nel 2022 a Bologna. Sì, un fesso ti aveva detto, occhio, però vabbè, Dalila! Questi che a parole, no, dicono le donne, ovviamente le donne non sono state toccate. Ma io personalmente e come sono, no, stata strazionata più volte. Sono, c'è una ragazza che si è presa anche una botta in testa. Un'altra ragazza si è presa una botta in testa, quindi tante parole. Ma com'è andato? Noi siamo sempre stati usciti dal seggio dove si sta. Che tra l'altro sono andate anche molto bene, per molto positivo, e quindi stavamo passeggiando per poi andare a festeggiare. E questo lo posso testimoniare, perché i ragazzi mi avevano detto arrivi e un secondo dopo mi hanno detto guarda che ci hanno aggredito. Appena siamo usciti sia da dietro che da avanti sono arrivate quasi 30 persone, sono arrivate e spingerci, e ci hanno anche separato. Cioè, come gruppo, è certo questo. Va bene, Stefano, volevamo ricordare che è nostro consigliere comunale anche a Bologna, Dalila è vicepresidente nazionale degli universitari, e sarebbe importante anche che magari qualcuno che ama riempirsi la bocca di parole di pace, tolleranza, eccetera, eccetera, condannasse questi fatti, no, Dalila? È scandaloso che un'aggressione avvenga in questo modo in una delle due principali di Bologna, è davvero scandaloso. Sì, è scandaloso che ancora nel 2022 per ragioni politiche. Marco Lisei, nostro capogruppo di regione. Marco. Questo accade quando coccoli i centri sociali, quando consenti nelle strade della città come Bologna, il PD consente che accada di tutto, e questo accade anche a ragazzi giovani che dovrebbero festeggiare le elezioni e invece purtroppo si trovano aggrediti da un branco di delinquenti, perché altro non sono. Sì, alle nostre spalle sentite il brusio, sono tutti i ragazzi di Azione Universitaria che parlano, ancora qualcuno festeggia, non li riprendiamo esclusivamente perché non vogliamo esporli ancora di più. E insomma, però insomma, ci tenevamo a dirvi che nella democratica, la democraticissima Bologna, succedono queste cose e aspettiamo, perché un consigliere comunale è stato aggredito, tanti ragazzi, si parla tanto, ci si riempie la bocca di tolleranza, eccetera, eccetera, e poi succedono queste cose. Vediamo se sono estratti gli amici di Lepore, grazie ai quali lui è lì a fare il sindaco, condanneranno. Vediamo. Oh ragazzi, comunque grande risultato adesso universitario, come al solito tra l'altro.